Sì, l'ospedale in Fiera Milano è aperto da 8 giorni, sono ricoverati qui 10 pazienti Covid positivi in terapia intensiva provenienti da altri ospedali lombardi. Il progetto iniziale della regione prevedeva 400 posti letto, attualmente sono disponibili 53 posti che potranno aumentare fino a 200 nelle prossime settimane. Spesi 21 milioni di euro provenienti da donazioni private per costruire questo ospedale. Noi in questo momento siamo in compagnia del professor Nino Stocchetti, che è il primario di terapia intensiva dell'ospedale, nonché fa parte del Policlinico di Milano che gestisce questa struttura a livello sanitario. Professore, 10 pazienti ricoverati sembrano pochi. Cosa risponde a chi le obietta questo? Ma è una risposta che richiede un ragionamento, perché se mi consentite una battuta, credo che quello che tutti auspicheremmo sarebbe di non dover ricoverare più nessuno. Sarebbe l'auspicio di veder finita questa epidemia e di poter tornare ad una vita normale. Per essere pratici, questo ospedale è stato costruito nella previsione invece che le cose non stiano risolvendosi e per essere pronti per affrontarle se dovessero ancora diventare così imponenti e così travolgenti come sono state all'inizio dell'epidemia. Quindi le terapie intensive in questo momento stanno reggendo, per questo che non avete così tanti pazienti? Ma i dati dicono che finalmente ci sono più pazienti che escono migliorati dalle terapie intensive di quanti debbano essere ricoverati e questo è molto positivo. Però tenete conto che sino a settimana scorsa e a pochi giorni fa la situazione era diversa. Il vero problema è che non siamo in grado di fare previsioni molto accurate. I dati degli ultimi 2 giorni danno in aumento i casi positivi nella città di Milano. Per cui la filosofia generale che io condivido pienamente è prepariamoci, restiamo pronti e più saremo in grado di rispondere alle necessità, meglio sarà per la città. Se poi i malati torneranno tutti a casa in buona salute, molto contenti. Il personale è sufficiente per fronteggiare l'emergenza? In tutto il nord Italia si sono moltiplicati i posti letto, non siamo stati in grado di moltiplicare il personale, ma molti colleghi, molti infermieri, specialisti, addetti ad altri tipi di specialità si sono prodigati per i pazienti Covid positivi. In questo momento siamo in grado di gestire bene 12 pazienti qui in terapia intensiva, da domani saremo in grado di aprire un altro modulo, un altro settore di terapia intensiva per portare a 18 i posti letto completamente, un brutto verbo, staffati dal personale. E pian pianino saremo in grado di offrire più posti disponibili. E riguardo alla strumentazione, inizialmente avete avuto dei problemi con i ventilatori, ora la attrezzatura è adeguata? All'inizio, ricordate tutti, penso, c'era il problema che non c'erano abbastanza respiratori. Qui in Fiera è stato fatto uno sforzo immenso e avevamo respiratori che parlavano cinese, respiratori che parlavano cirillico perché venivano dalla Russia. Uno sforzo di generosità e di ingegnosità. Adesso abbiamo la strumentazione essenziale per i primi 53 letti e è in aumento. Poi ci sono delle altre cose di dettaglio, ma molto importanti, che servono per alzare il livello delle terapie. Non basta ventilare il paziente, abbiamo bisogno di tecnologie più avanzate e anche da questo punto di vista qui siamo molto ben forniti. Va bene, allora noi ringraziamo il professore, per ora è tutto, linea allo studio.